quando nel 1981 Turatello e Cutolo volevano fare un ponte fra Napoli e Milano, cioè volevano fare una fusione fra le due organizzazioni. Guarda che è Reggio Calabria Messina, eh. Vabbè, no, sento un po'. Hai detto, no? Hai detto. Non parlo più, giuro. Lo sai che cosa hai detto? Vai, a posto. Lo sai che cosa hai detto? Hai detto che ti comporti bene. E allora comportati bene. Perché i tre carabinieri che ci sono davanti non bastano. Quindi comportati bene e non fare lo spiritoso, eh. Vabbè, Presidente, allora dico una cosa, stiamo volevano parlando. Volevano fare una fusione, senta, Presidente, volevano fare. Uno per... Allora, ha parlato lei, esatto, e dopo parla lei. Ecco, e poi parlerai anche tu, tu parli sempre, mannaggia, fammi parlare un po' a me. Vabbè, senta, volevano fare una fusione fra le due organizzazioni. Quale Reggio Calabria? Non c'è Reggio Calabria. In Milano. Guarda, mica lei va a presso Volanzasca, cancelliere. Mannaggia. Mi riferivo al ponte di Messina, al ponte sullo stretto, era una battuta. Ma mia. C'è anche quello di Bugni. Zitto! Napoli-Milano, allora voi dove state parlando? Volevano fare questa fusione, no? Lui era d'accordo. Era d'accordo. Infatti, per dargli lo zuccherino al Berranè, gli hanno dato su sollecitazione di Cutolo, Turatello gli ha regalato una bisca. Ora voglio vedere se lui nega che Turatello, perché lui ha detto che doveva far mangiare i suoi uomini, va bene, non gli ha regalato una bisca. Poi glielo confermerà lui stesso. Scusi, Presidente, un attimo, io ancora non ho finito. Per fissare una data, io Presidente. Ancora non ho finito. In che anno è a casa? E all'inizio dell'81, il mese esatto, il giorno e l'ora, vabbè, mi dispiace, inizio, non gliela posso fornire. Ecco. E quindi lui era d'accordo con questa fusione. E questa fusione è avvenuta. Ma lo fate la domanda adesso? Un attimo, questa fusione è avvenuta. È avvenuta. Poi, ecco, però lui si credeva, siccome lui si è sempre ritenuto un capo e ha sempre detto come Cassius Clay, io sono il più grande, l'ha sempre detto, non lo può negare, si credeva di fare una specie di repubblica, fra virgolette, nella repubblica, cioè si credeva di fare all'interno dell'organizzazione un fronte a sé. Queste velleità sono venute a mancare quando nel carcere di Ascoli Piceno ha ricevuto degli schiaffi da Raffaele Cutolo, perché era null'altro che uno scagnozzo come tutti gli altri. Quando il PM gli ha detto che Barra aveva saputo, il PM Olivares, che Barra gli aveva dato gli schiaffi, ha avuto un lapsus, perché è stato Raffaele Cutolo a dargli gli schiaffi. Vediamo se nega anche adesso, questo. Aspetta, adesso, per il momento, non, per il momento mi deve rispondere a questo, perché sennò poi ci dimentichiamo. Allora, ecco, bravo. Allora, dovete rispondere voi dovete rispondere voi a queste cose. Mi scusi, adesso io pretendo di non essere interrotto dal signore. Pretendo. D'accordo. Chiaro? L'ho lasciato parlare ancora un po', mi addormentavo. Quindi l'ho portato all'unione prima all'unione che... Tieni un po' su, Presidente, qua... Non so, se ci fosse stato seduto in questa sedia qua, Tortora diceva delirio, io delirio non lo dico. Comunque minchiate, ha detto un altro teste che stiamo stamattina, e rispondo minchiate. Cosa devo dire? Questo dice, c'è stata quest'unione, tra parentesi, nell'80-81 mi sarebbe stato... No, rispondiamo a qualcosa. Te l'ha data questa pisca, Turatello? La pisca, allora, te l'ha data o no? Ma vuoi farmi parlare? E allora state zitto. Presidente, devo rispondere, per favore. Allora, da quello che risulta, non rispondo io, per me rispondono i carabinieri, la polizia, poteva rispondere quello che qua è stato stamattina, e Paminonda. Nel 1980, gennaio 1980, Turatello fa un processo dove c'era questo Epaminonda, al quale viene tagliato, forse 79 addirittura, viene tagliata la faccia ad Epaminonda da uno dei Mirabella. Turatello da quel momento non è più in possesso delle bische di Milano. Quindi nell'80-81, quando dice lui, dice menghiate, come diceva quello stamattina.
ho risposto alla sua domanda. No, adesso... quella è un'altra epistola. Mamma mia! Aveva ancora delle pische, Duratello. Presidente. 81, all'inizio... Lui, glielo ricordo io, che lui, se lui non se lo ricorda. Presidente. Sì, un momento, fate scrivere. Come? Dai, da quel momento, Duratello in realtà ha perduto, le pische. Non è vero che ha perduto tutte le pische. Ma presidente, non è vero che ha perduto tutte le pische. Presidente, dico, facciamo un confronto, l'ho lasciato parlare, voi dovete far parlare me. Spegni la luce a questo, perché sennò non facciamo un confronto. È un monologo. No, mai! Oh, ebbene, no, però devo rispondere perché non mai si presta a tante interpretazioni. Invece ho voluto stabilire che Turatello, da quando dice lui, un anno e mezzo prima, già bische a Milano non ne aveva più, perché il padrone incontrastato delle bische era diventato Epaminondo, espropriandolo a Turatello. E Epaminondo è stato sempre un asino, non è mai stato quello che vaglielo dire i giornali o, quelle, o quello che dice uno come te, perché ti conviene dire così. E Epaminondo non è stato mai nessuno. Oh, vabbè, a fatto restare mi approprio di una frase che ha detto un'altra persona, un altro pentito, ha fatto restare quattro pensionati nascondendo veramente la gente che si meritava di andare in carcere. Faccio siccome presente te, che sono siccome ti, in base te ti conviene, alle rivelazioni di solo ed esclusivamente Epaminonda, senza prendere il gruppo dei pentiti di questa situazione, solo Epaminonda ha parlato di 90 omicidi per i pensionati. Comunque andiamo avanti, sono minchiate, non me ne frega niente di queste cose. Dunque, gli schiaffi l'hai presi da Raffaele Cutolo? Gli schiaffi l'hai presi da Raffaele Cutolo? Sì. Hai preso? Do anche questa risposta alla quale avevo già risposto in primo grado. Ho avuto la lanzasca! Gli schiaffi! Sta rispondendo! Sugamenti, state zitto, lascia parlare! Che ogni tanto! Salvini, mettetevi là! Non siete stato! Mi difendi da me, ti appuntare! Non siete stato! Allora lasciami fermo! A me mi dire! Posso avvicinarti? Sto calmo, ma non mi sono neanche morso. Viene espulso dall'aula. Questi è ancora. Presidente. Allora San Filippo ha allontanato dall'aula il non mi interessa, presidente. Che mi importa? Io non vi chiedo se vi interessa o no. Allora, che vi interessi o no, non mi interessa neppure a me. Allora, allontanato dall'aula per il comportamento violento ed irriguardoso che ha avuto, io dico proprio la cosa. Presidente. Violento nei confronti della Lanzasca. Irriguardoso. Presidente, posso parlare? No, no. Interrotto. No, un momento, presidente, mi scusi. No, ha un bel. No, 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 un attimo, presidente. No, è un attimo, presidente. Insomma, questo fa bordello e mi mandate via me. Mi volete fare. No, no, dico, ma io posso parlare, ho l'opportunità di parlare. No, presidente, qua mi è stato. Io dovevo fare un confronto con San Filippo. San Filippo ha volutamente fatto questa sceneggiata per non rispondere alle mie domande. Oh, allora io parlo del confronto che dovevo fare con San Filippo, dato che ha fatto tutta questa scena. E insomma mi ha dato lo stesso fastidio che mi può dare un moscone quando mi dà fastidio. Difatti non mi sono nemmeno scomposto più di tanto dalla sedia perché... San Filippo è espulso dall'aula. Allontanato dall'aula. San Filippo deve essere espulso dall'aula. Ah. Presidente. Non sospensiamo udienza perché io generalmente non sospendo mai. Presidente, ma presidente, facciamo conto che ci sia stato uno che ha avuto una crisi epilettica. Ce l'ha avuta lui, io non mi sono neanche mosso. Penso che sia stato visto dalla corte che non mi sono neppure mosso. Non ho neanche tolto gli occhiali così per una questione di opportunità, via.
Anticipare, tanto ormai non penso che stia. Al limite può gridarmi qualcosa, io a differenza sua sono intelligente e faccio finta di non sentirlo. Quindi dico, Presidente, tenga presente una cosa, che io... Ma mi sembra che San Filippo... Ma possiamo dare qualche martellata per far star zitta sta gente, almeno gli avvocati e gli imputati, per favore? Nessuno l'ha chiesto come sei... No, andiamo qua... Non ci avete pensato voi. Beh, vabbè... No, io dicevo martellata, mi riferivo al martellino che di solito... No, ma di solito... Presidente, mi sembra che lei ha ordinato l'espulsione di San Filippo. Sì, ho ordinato l'espulsione. Ora io direi che dovrebbe essere eseguita questa espulsione. Come? Dovrebbe essere eseguita. Mi sembra che sia sempre lì. E poi potremmo continuare a sentire Vallanzasca che... Io devo sempre parlare di San Filippo, non di altri, di San Filippo. Siccome... Vallanzasca avrebbe detto delle cose in occasione del confronto, il confronto è mancato non per colpa di Vallanzasca, ora facciamo parlare Vallanzasca solo. Sì, no, ma questo è stato detto dal Presidente. Deve andare San Filippo, i carabinieri... Ora aspettiamo il confronto. Come la seconda volta non torna. Pubblico Ministero, faccio presente una cosa, che questa situazione da lui mi era già stata prospettata dalle gabbie, gli ho detto, vieni, facciamo un confronto e mi raccomando, la sceneggiata è già stata fatta ieri, facciamolo in maniera civile, mi ha detto non ti preoccupare, sono una sola, ha messo solo una postilla, basta che non mi metti in imbarazzo, solo questo ha detto, basta, se devo fare un confronto per far piacere a lui allora evito di chiederlo, io faccio un confronto perché il confronto deve tornare utile a me. E combinazione, oggi come oggi, i miei interessi sono concordi con quelli della giustizia perché si venga un po' di verità. E allora dico, siccome lo si mette in imbarazzo, questo allora, prende e fa gli scatti allora, isterici. Allora vuoi continuare? Allora, continuare. Posso? Continuate. Piano, piano, che il cancelliere sta già stato. Gianni, non ti preoccupare, tu so che sei molto più civile di San Filippo, verrai qua e il Presidente ha già detto di sì, penso che poi con Melluso non è il tipo da queste sceneggiate, quindi non ci sono problemi, però volevo prima concludere il discorso e lo faccia presto per piacere, perché non possiamo stare qua, non ho più niente da sentirla. Ma facciamo presto, lei ha parlato per due giorni di seguito, sta parlando, la stiamo lasciando parlare due giorni di seguito, accidenti proprio a lei, ma lei non è che sta parlando solo adesso, lei sta parlando da due giorni e continua a parlare, ma non faccia dei cappelli, continua a parlare, dica tutto e lo dica presto, non possiamo stare qua giornate intere a sentirlo, no. E allora? Per favore, il procuratore non mi interrompa. No, io non interrompo. E allora, grazie. Di non grazie. Ecco. Aspetta, dovete aspettare. Avanti, va la zasca. Dunque. Vabbè, a parte, c'erano cose che sarebbero state il caso di fare domande direttamente. Dunque, io volevo far presente solo una cosa. Avrei voluto porgli tutte queste domande in sua presenza perché avreste dovuto vedere la sua reazione. Allora... Lui si presenta a questo processo come si è presentato in 10.000 altri processi. Italicus, strage, bombe rosse, bombe nere, bombe gialle, bombe arancioni, c'è sempre stato dappertutto. A Nuoro, a Genova per l'evasione dei genovesi, a Novara per l'omicidio di Loi. Ha sempre fatto la medesima fine, la fine del cretino. Non gli ha dato confidenza a nessuno, l'hanno preso e l'hanno buttato fuori da ogni parte. Perché diceva, non cose contro... Quello che poteva dire Vallanzasca è che allora Vallanzasca dice una cosa, un altro ne dice un'altra e a questo punto può esserci anche un disguido di vedute. No, diceva cose assolutamente assurde anche per tutti quelli che erano i riscontri processuali. Uno, e a proposito di questo fatto, qui addirittura quando se n'è venuto a dire che in primo grado il dottor Marmo si è persino messo a ridere quando San Filippo ha detto che lui avrebbe partecipato con Concutelli alla fondazione di Ordine Nero, Ordine Nuovo, non ricordo, cosa che ha solamente una semplice precisazione, che Ordine Nero, Ordine Nuovo esisteva dal 66, quando non so se San Filippo ancora c'aveva le braghette corte, a che si è messo a ridere pure il pubblico ministero Marmo. Queste sono le affermazioni in genere di San Filippo.
Avrei voluto chiedere a San Filippo da quando ha cominciato a collaborare, cioè più o meno, io non ho la pretesa dei giorni come hanno la pretesa gli altri. No, no, non lo so, però so solamente una cosa, Presidente, che non più di un mese prima era stata arrestata sua madre nel carcere di Palermo perché gli aveva portato una pistola in carcere. È stata arrestata la madre di San Filippo e San Filippo ha cominciato a collaborare. Questa è la collaborazione di San Filippo. In concomitanza con la concomitanza vuol dire anche un mese dopo, non lo so, dico io, non c'ero. Sì, sì, sì. Poi c'è una cosa, diceva che lui è sempre, io mi baso solamente su quello che lui dice sui verbali, diceva che era a disposizione della NCO, senza aver commesso mai gravi reati, però San Filippo è uno di quelli condannati per 2 omicidi a Nuoro, al che 2 sono le cose, o San Filippo che si è autoaccusato di essere uno dei responsabili, o San Filippo mente e quindi non è responsabile, e quindi è un megalomane della Madonna, o diversamente è responsabile, però non avendo mai fatto parte della NCO, la NCO è da escludere che possa avere qualcosa a che vedere con questi 2 morti. È chiaro il discorso che voglio fare. Tra parentesi, uno dei due morti era Giaquinta, un tizio che a Milano aveva fatto arrestare 16 persone, aveva ammazzato la moglie di un poliziotto che era la sua amante e aveva fatto arrestare altra gente ed era diventato il collaboratore fisso dei carabinieri. E questa era la condanna a morte di Giaquinta, per l'altro non parlo perché non lo so e non lo conoscevo nemmeno. Appunto della guerra di Turatello, e questo mi sembra che abbia già risposto. Presidente, c'è un'altra cosa, qui si sovrappongono. Gianni, per favore! E allora fatti allontanare, che ti devo dire? Mi vuoi far finire? Dunque, quando qua si parla e si parla di 2 episodi ben a sé stanti, San Filippo fino adesso ha detto che nel 1974 ci sarebbe stata appunto questa sparatoria, queste coltellate, nelle quali Turatello si sarebbe fatto credere morto. Allora, io dico alla Corte, primo, sono 2 episodi ben distinti e separati. In una situazione, io ero in carcere quando succede questo fatto di Piazza Cantore, di quello delle dita nel collo. Io l'ho lasciato parlare perché alla fine si lega da solo. A lui bastava portare lo spago, il resto ci pensa lui a legarsi come un prosciutto. Io ero in carcere perché lui parla di un reato successo nel 1975, febbraio-marzo 1975, e io sono stato in carcere fino al 1976, quindi non ci piove che io ero in carcere. Quindi a quel preciso fatto io non potevo essere presente. Quando invece parla che Turatello si faceva credere morto e che io praticamente sarei stato quello che gli ha sparato a Turatello, si parla del novembre-dicembre 1976, quindi lui confonde molto probabilmente i 2 episodi. Poi lui a parte aveva detto... è avvenuta nel febbraio-marzo 75. Novembre-dicembre 76, sì, poi di questo ne parliamo con quel signore là che... No, ma Melluso, si riferisce a Melluso? Sì, sì, mi riferisco... Sì, è stato detenuto Melluso. No, no, non è che si riferisce a Melluso, no. No, sto parlando... io ero fuori, quindi non ho seguito, perciò ho tutto qui... Dice quello che dice... San no, perché volevo mettere a disposizione della Corte una scheda, quindi per poter ricostruire i periodi. Allora, possiamo chiamare... sì, un'ultima cosa. Volevo anche chiedere, questo qua vi sarà facile accertare... No, era per rispondere un po' a quella che è diventata, a parte che è piuttosto evidente, perché lo si vede come si comportano i pentiti in aula, sono strafottenti, hanno la pretesa di comandare loro in ogni situazione. E io volevo... No, e poi, un momento, c'è una cosa, che, per quello che riguarda l'aula, se ne può rendere conto il Presidente, la Corte, il pubblico ministero e tutti quanti. Per quello che invece riguarda il carcere, la cosa è un po' più ristretta. E allora,
Bisognerebbe andare a vedere se effettivamente San Filippo a Novara e effettivamente magari non ha, e lui ha un processo in corso e lo sa, gliel'avrei questo per questo, non per accusarlo di qualcosa, perché lui ha un processo in corso perché ha tagliato la faccia a un brigadiere, a una guardia in carcere, anche l'hanno portato alla caserma dei carabinieri e io ho parlato con un ragazzino di 20 anni, un allievo dei carabinieri, che si è messo a piangere perché dice che a parte fargli fare la branda di San Filippo, il colonnello gli faceva fare la branda a San Filippo quando si trovava a Novara nella caserma dei carabinieri, addirittura gli ha fatto assaggiare il cibo di San Filippo perché San Filippo dice e cosa ne so se qualcuno di voi mi avvelena. Ecco, questo qua era per dire il punto. Vabbè, non ci importa, Presidente, non ci importa. Ma... Poi c'era... Sono le pretese di San Filippo. No, va bene, Presidente, però questo ha rilievo da un'altra angolazione, perché dimostra che anche questo accusatore di Tortora era minacciato di morte. Cioè si sentiva minacciato, non è che era curato, si sentiva minacciato di morte. No, ma io di fatto, Presidente, io di questo fatto... Presidente, ma procuratore generale, io di fatti di questa cosa non ho neanche fatto cenno perché mi sembra talmente banale, quindi è facile dire, è facile dire, oh, è facile dire, no, momento, magari... Non si sentono minacciate di morte, lo dicono esplicitamente tutti quanti. Procuratore generale. Senta, questo ha un grande rilievo processuale, procuratore. Sì, certo, come no. Certo. Procuratore generale, dico, io non ne ho fatto cenno, anche perché è una cosa che, visto che si è parlato e Pandico ha suggerito, quando parlava Vincenzo Andraus a proposito della... tra virgolette, dell'azione di Turatello, si parla di una famosa lettera, dato che di questa lettera io ne sono a conoscenza, però ne volevo parlare con Pandico, perché la lettera era, non era indirizzata direttamente a me, ma era scritta a Marco Medda affinché Marco Medda parlasse con me. Quindi questo è un fatto per, diciamo, la minaccia di morte a San Filippo. Avrei detto semplicemente due parole, non tanto per accennare alla minaccia, tanto per tornare sul discorso di Vincenzo Andraus, che... giustamente, una volta tanto, Pandico ha detto no, non era una delazione, era una lettera, ed è la verità, perché la lettera è stata sequestrata, quindi... Comunque, Presidente, un'ultima cosa a questo punto qui, che io avrei voluto dirglielo, mi spiace che se ne sia andato, perché lui qua alla Corte, un po' a tutti quanti, ha detto qua voi non ci volete in aula, non vi facciamo comodo. Ma io onestamente mi pento, mi dolgo di non aver conosciuto San Filippo fin dalle prime mie carcerazioni, perché avere un accusatore del genere è una garanzia d'assoluzione, è una garanzia d'assoluzione, perché lui tutti i processi dove si è presentato a testimoniare ha mandato assolto la gente che accusava. Presidente, comunque su San Filippo non penso di avere da dire nient'altro, visto c'era qualcosa ma era necessario che fosse qua. San Filippo se n'è andato.